questo video ti parlerò delle attrezzature che utilizzo nelle mie escursioni fotografiche. Nello specifico parleremo dei treppiedi, degli zaini, delle fotocamere ed obiettivi che posso utilizzare, tutto ciò che riguarda la strumentazione per riprendermi, quindi per poi avere i video da pubblicare nel mio canale YouTube, tutto ciò che riguarda la sicurezza e, sesto punto, tutta una serie di accessori minuti che trovo veramente interessanti. Ciao, io sono Alessio, ti do il benvenuto in questo nuovo video. Se non mi conosci, sono un fotografo che si occupa di escursioni fotografiche prevalentemente nelle Dolomiti e si occupa di realizzare e documentare queste uscite che sono veramente alla portata di tutti, non sono estremamente complesse. Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. La maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta. A te non costa nulla, ma per me è veramente molto importante e mi darà una mano a crescere in questa giungla. Ma adesso è arrivato il momento di iniziare col primo degli accessori fondamentali per le mie escursioni fotografiche. Quando pianifico delle escursioni fotografiche cerco sempre di capire se mi serve oppure no un treppiede. Chiaramente un treppiede in fotografia è sempre comodo, tuttavia dipende dal percorso, se è molto tecnico o se so di dover fare tanti chilometri, 15, 20 o più chilometri, se posso evitare di portarmi dietro del peso in eccesso, la mia schiena ringrazia. Ad ogni modo, tra i treppiedi che ho a disposizione, e se dovessi prenderne solo uno, andrei su questo. Sì, proprio lui, il Peak Design Travel Tripod, rigorosamente in carbonio, come tutti i treppiedi che utilizzo sono in carbonio. È un treppiede, metto già le mani avanti, molto costoso, vai a vederti i prezzi sul sito, cambiano col tempo, quindi non li metto qui. Ma ad ogni modo, perché lo preferisco? Perché lo trovo eccezionale? Perché è un treppiede che è proprio l'essenza del travel tripod. Intanto guarda, col pugno di una mano praticamente tengo tutte e tre le gambe, è dal punto di vista costruttivo incredibile, ha delle sagome veramente innovative per quanto riguarda le gambe, è molto rigido, sostiene dei pesi molto elevati anche se non ho questa necessità, ma la rigidità permette anche di avere un po' più di stabilità. È un treppiede, ancora una volta, molto costoso, ma dobbiamo ricordare che qui abbiamo la garanzia a vita, quindi qualche pezzo si usura, si danneggia, lo rompi, te lo sostituiscono gratuitamente. Non è però un treppiede tra i più leggeri, infatti il concetto di travel tripod non è solo leggerezza, ma anche rigidità, compattezza, dimensioni. Se cerco invece la leggerezza, con sorpresa, mi sto trovando tanto bene con questo qui della Freewell, ne ho già parlato con un video dedicato, te lo metterò qui da qualche parte. E questo treppiede non è esente da difetti, ma è veramente un peso piuma. È leggerissimo, una cosa che è così incredibile tenerlo in mano. Si può ovviare un po' con la sua poca stabilità, perché ovviamente così leggero è meno stabile, agganciando dei pesi qui sull'asta centrale in fondo, te l'ho già fatto vedere nel video come aggancio lo zaino sotto. E rispetto alla sua configurazione originale che vedi nel video che ti ho portato, qui ci ho fatto una modifica, gli ho tolto la sua testa che non trovavo poi così eccezionale e ci ho messo una semplice testa a sfera, rubando una testa del Joby, di un Joby che avevo qui a casa dismesso. E qui l'attacco è universale, quindi si può cambiare con una testa che desideriamo. Questo qui lo porto via solo se proprio cerco la leggerezza estrema, oppure se devo portare via due o tre piedi contemporaneamente, in certi casi succede, magari per riprendermi dove agganciare una cam secondaria. Ovviamente trovi qui sotto nelle note dell'episodio tutti i link agli accessori di cui ti sto parlando e quindi vedere quanto costano, e se li acquisti su Amazon mi darai anche una mano a sostenere il canale. C'è un terzo treppiede che vado ad utilizzare, che non riesco a farti vedere perché sta sostenendo la cam che mi riprende, che è il Manfrotto 055 Pro B in carbonio. Anche quello è un treppiede molto grande, molto più pesante nonostante sia in carbonio, e quello lì è un treppiede che è comodo se hai delle attrezzature molto pesanti da montarci sopra, delle mirrorless più piccole, insomma non necessitano di quel treppiede, però ha una caratteristica che gli altri che ti ho fatto vedere non hanno, ovvero la possibilità di alzarsi tantissimo in altezza mantenendo una stabilità veramente elevata, e quindi se devi fare certi tipi di riprese o se devo farle vado ad utilizzare quel treppiede, ma lo sto utilizzando veramente poco, forse una volta all'anno. E ora parliamo di zaini. Qualcuno di voi mi ha chiesto che modelli di zaini utilizzo, perché vi farò vedere, ne utilizzo prevalentemente due, di cui uno è una nuova entrata da poco, e partiamo con il primo, con lo storico, quello che ho utilizzato veramente in tantissime escursioni, utilizzo tuttora nelle mie escursioni,
che è l'F-Stop Lotus da 32 litri. È uno zaino fatto dalla F-Stop che realizza prodotti per escursione, ma pensate per i fotografi. Quindi ha tutte delle caratteristiche che tornano buone ai fotografi, tra cui trovata veramente ottima il fatto che qui si possono mettere dei scomparti a piacere. Ci sono vari scomparti a disposizione, puoi scegliere lo small, il medium, il large per praticamente mettere l'attrezzatura in base a cosa devi portarti dietro. Porti una mirrorless con un obiettivo, ti basta la small e ti resta più spazio magari per il vestiario. Alla medium, se hai più roba, ovviamente la large, se devi portare via tantissimi prodotti, accessori. E una cosa che mi piace tantissimo è che è strapieno di tasche e ha un sacco di ganci, ci puoi mettere veramente di tutto, anche i giubbotti. Io d'inverno, quando magari vi è un colpo di sole e comincia a far caldo, lo tolgo, lo aggancio fuori, non serve buttarlo dentro, quindi aprire tutto quanto. È veramente uno zaino fatto bene, i materiali sono di altissima qualità, hanno delle tele che non so come si chiamano, ma non si strappano, puoi buttarle sulle rocce molto taglienti, puoi passare in mezzo delle piante con delle spine e non si gratta, infatti è praticamente come nuovo nonostante lo abbia veramente utilizzato in condizioni estreme. Ha una struttura in metallo che sostiene tutta la forma e il peso, si adatta perfettamente alla schiena, ma non è esente da difetti. Ad esempio questo qui ha lo schienale che si appoggia direttamente alla schiena. Non è in realtà un difetto, perché avere lo schienale che si appoggia alla schiena significa che tutto il peso è molto più vicino al corpo, il baricentro è più stabile e quindi dovresti andare meglio a muoverti. Tuttavia d'estate ti fa sudare tantissimo. E questo è il motivo per il quale ho scelto anche un altro zaino che utilizzo prevalentemente appunto d'estate, che è questo qui. E sto parlando del Ferrino Zephyr 22 litri più 3, infatti ha una zip che ti permette di aprire e recuperare 3 litri. Ho scelto questo zaino per le escursioni estive per due motivi. Il primo è il fatto che d'estate non ho la necessità di portarmi via tanta roba come vestiario, o comunque vestiario occupa meno spazio. Quindi d'inverno utilizzo l'F-Stop Lotus perché i giubbotti sono molto grandi, i pile eccetera, ho bisogno di più spazio. Questo qui invece d'estate è molto comodo, è molto più piccolo, meno ingombrante. E altra caratteristica, non so se riesco a fartela vedere, eccola qui. Lo schienale non è direttamente appoggiato con la schiena, hai questa retina e basta. Ha proprio una forma, una struttura di metallo che te lo tiene staccato, che fa in pratica passare aria e quindi non sudi praticamente mai. Svantaggio, il baricentro è leggermente più staccato dal corpo, ma ovviamente portando meno peso non c'è questa problematica. Dov'è l'aspetto negativo di questo zainetto? A parte il pregio che è leggerissimo, pesa credo meno di un chilo, 800-900 grammi. I difetti sono che ha poche tasche effettivamente e non ha degli scomparti fotografici, ma per questo ho trovato una soluzione. E la soluzione che ho trovato sono queste sacche in neoprene dallo spessore di circa mezzo centimetro, imbottite, pensate per contenere appunto degli obiettivi e attrezzature fotografiche. E quindi butto qui dentro gli obiettivi, chiudo e butto nello zaino della Ferrino e non rischio di distruggerli. È una soluzione molto comoda, interessante e semplice. Anche di questi trovi tutti i link qui sotto nelle note dell'episodio. Sono consapevole che molti di voi sono interessati all'aspetto attrezzatura fotografica, tuttavia io lo ritengo un fattore poco importante in questo contesto, tant'è che non volevo nemmeno parlarne in questa puntata, ma devo farlo, perché credo che la scelta dell'attrezzatura fotografica, fotocamera e obiettivi sia molto personale. C'è chi preferisce la fotocamera grande, comoda da tenere in mano, altri preferiscono le fotocamere estremamente compatte, facili da portare in giro. Per le focali non parliamone. Quando utilizzavo la Leica Q c'era qualcuno che mi diceva: è impossibile utilizzare la Leica Q per fare paesaggi, è pensata per fare ritratti. Poi io i paesaggi li ho fatti, ho realizzato delle foto e ho fatto anche dei lavori che sono stati molto apprezzati. Alcune foto che ho fatto di paesaggi con la Leica Q sono splash, sono diventate dei best seller, tra virgolette, non sono vendute, ma delle foto stra visualizzate e stra scaricate, molto molto apprezzate. Quindi appunto a volte i limiti sono solo sulla nostra testa. Ad ogni modo, Leica Q, ho utilizzato Canon EOS R con tutto il sistema, per me il fattore fotocamera non è un problema. Attualmente io sto utilizzando la Fujifilm X4, una macchina nemmeno recente,
ce l'ho già da un bel po' di tempo, l'ho sempre utilizzata con il 16 mm fisso f2.8, quindi uno dei più economici, nessuno si è mai lamentato per le foto che andavo a realizzare. Tuttavia quest'anno, da un paio di mesi, gli ho abbinato altri due obiettivi. Il primo è un 16-80 mm f4 per i paesaggi, quindi avere quel leggero tele in più che magari poteva servirmi, visto che questa fotocamera non è proprio esagerata come megapixel. E l'altro è un mega grandangolare, un 10-24 sempre f4, perché ovviamente essendo APS-C, magari lato grandangolo, se volevo realizzare delle cose molto molto particolari, ecco che magari può tornare un po' più comodo questa tipologia di obiettivo. Ma ripeto, la scelta della focale oppure le limitazioni che può darti una focale sono tutte qui dentro la nostra testa. Ed ora un tema del quale sono veramente appassionato, infatti come dico sempre sono innamorato di questi giocattolini, sto parlando di tutte le attrezzature che utilizzo per riprendere le mie escursioni fotografiche, quindi quelle che mi danno i video che poi vado ad editare per documentare le mie uscite. Se non mi conosci, io non utilizzo mirrorless o videocamere avanzate per riprendere le mie uscite, ma utilizzo semplicemente delle action cam. Che chiamarle semplici è un modo di dire, perché hanno una qualità video e audio veramente estrema. Utilizzo generalmente questa tipologia, ad esempio la GoPro Hero 12, 13 o l'Insta360 Ace Pro come tipologia di action cam, perché le trovo estremamente compatte, pratiche, le butto anche in tasca, le butto per terra, resistono alla pioggia, se il vetrino si rovina si può cambiare velocemente, facilmente, attacchi rapidi che mi permettono di utilizzare accessori come questa, una pinza per la GoPro, ma si può utilizzare anche per altre cam, che mi permette di agganciare la cam su una staccionata, su un palo, su un ramo di un albero, insomma comodità per le riprese. Tuttavia hanno un difetto, il difetto è che in condizioni di scarsa luce, ovviamente anche se l'Ace Pro ha un algoritmo di riduzione del rumore molto avanzato, insomma non è che siano proprio il massimo. Per questo sto utilizzando anche, eccola qui, la DJI Pocket 3 con sensore da un pollice, gimbal, ok, un'altra diciamo cam per le riprese, ma una caratteristica: in condizioni di scarsa luce fa paura letteralmente, da filo a torcere anche a delle mirrorless. Vai a vederti il video, ti metterò qui il link della mia uscita in Brussa e Bibione, specialmente a Bibione verso la fine del video, quando cammino sulla spiaggia fino alla fine, quando vado in auto. Lì c'era un buio pesto e vai a vederti che qualità video ti dà, un po' di rumore c'è ma era veramente buio e si vede benissimo. Se ho la necessità di fare delle riprese un po' più ampie, vado a volte, ma non è che sono proprio appassionato, ad utilizzare una cam 360. Questa qui è la Insta360 X4, te ne ho parlato con un video dedicato, anche qui link, vai a vedertelo se ti interessa. Però come ti dicevo non è che sia proprio appassionato delle riprese 360, perché poi tutto l'editing che ci va dietro è un po' lungo, io sono una persona che si fa le riprese tutto da solo, quindi diventa un po' scomodo. Da poco è entrata tra le attrezzature che utilizzo questo qui, eccolo, un drone. Ah, adesso utilizzo un drone. Questo qui è DJI Neo, o Neo come vuoi chiamarlo, è un selfie drone, non ha la necessità di un telecomando, quindi ha dei programmi preimpostati che ti segue eccetera, e non so se l'ho già utilizzato prima dell'uscita di questo video, attualmente devo ancora utilizzarlo, ce l'ho ormai da un mese, ti saprò dire com'è. Non è il massimo della qualità diciamo, ma il fatto che sia così compatto, estremamente leggero, guarda, mi sta su un palmo di una mano, è protetto, quindi mi dà una garanzia. Nonostante tutto dobbiamo ricordarci che per utilizzare anche questo drone, che sembra un giocattolo, serve QR code, quindi registrarsi, e serve un'assicurazione, bisogna che sia abbinato ad un'assicurazione, quello fondamentale, e poi volare sempre sulle zone dove è concesso. Per non farla fine vai a vederti il video sul Surapis, dove tutti utilizzano i droni in modo illegale, e se tutti li utilizzano in questo modo, prima o dopo arriverà il momento in cui bloccheranno tutto, quindi un po' di consapevolezza. Manca solo una cosa di cui parlare, che è l'audio. Come si fa ad avere un buon audio quando siamo in esterna? Registratori esterni. Questi qui sono i DJI Mic, la versione quella nuova con registrazione a 32 bit. In realtà anche quelli meno costosi, quelli precedenti, vanno benissimo, o di altre marche come quelli della Rode eccetera, sono molto validi. Ma
li trovo strepitosi. Tra l'altro questi mic abbinati ai prodotti DJI ti danno un vantaggio in più perché già sincronizzano l'audio, quindi è molto più comodo, altrimenti hai una registrazione esterna, audio sulla cam e poi con DaVinci Resolve o altri software fai la sincronizzazione automatica. Insomma, non è una cosa complessa, ma è un passaggio in più. E tu che cam utilizzi, che sistemi utilizzi? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Ad ogni modo, se ti interessa qualcosa di questi prodotti, sempre il link nelle note dell'episodio. Anche in ambito sicurezza molti di voi mi hanno fatto delle domande, quindi ho deciso di parlarne perché io utilizzo dei sistemi di sicurezza, ma ci sono due tipi di sicurezza. Sicurezza intesa come saper dove sei, saper come gestire infortuni, problematiche o situazioni impreviste che non ti permettono magari più di camminare. E poi c'è la sicurezza intesa come rischio di incontrare degli animali selvatici pericolosi. E partiamo da quest'ultimi. Io giro dei luoghi che notoriamente in Italia e anche in Slovenia, Croazia, eccetera, sono frequentati da animali selvatici. Puoi trovare cervi, linci, marmotte, ma puoi trovare anche gli animali selvatici che in determinate circostanze possono essere pericolosi, come orsi, lupi e anche cinghiali. Quando nei piccoli sono veramente molto pericolosi. Bene, in questo contesto ci sono tanti modi che puoi utilizzare. Segui magari dei video dove ci sono degli esperti che ti spiegano come comportarti. Generalmente basta far rumore, far sapere che sei lì. Gli animali selvatici difficilmente si avvicinano all'uomo, tendono a scappar via. Tuttavia, nel caso in cui succede un incontro con un animale selvatico e la situazione un po' degenera, io preferisco avere un backup. Il backup che utilizzo io è questo qui. È uno spray anti-orso e animali selvatici in genere, portata a 8 metri, dura per parecchio tempo e quindi sempre lì a portata di mano. Una cosa da sapere, in Italia questa tipologia di prodotti sono vietati, quindi si possono utilizzare magari in altri stati europei, non in Italia. Si possono acquistare, poi ognuno ovviamente fa quello che ritiene più opportuno per la propria pellaccia. Poi c'è l'aspetto sicurezza, saper dove sono, come gestire gli imprevisti. E io lo dico sempre, sono serio. Quando sai di dover fare dei percorsi dove sei consapevole che non ci sarà una copertura cellulare o non sei sicuro che ci sia, ma sei consapevole che è un luogo remoto, bene, non dovresti uscire se non hai un sistema di backup che ti dà la garanzia di comunicare con qualcuno. E io utilizzo dei sistemi di sicurezza. Sono due principalmente. Il primo è questo qui, il famoso Garmin InReach, sistema comunicazione satellitare bidirezionale. Aspetta, lo so che qualcuno di voi dirà sì, ma per utilizzare il Garmin InReach serve un abbonamento che costa un sacco di soldi e non è alla portata di tutti, ma ti blocco perché proprio in questi giorni, mentre sto registrando il video, Garmin ha variato la sua proposta di abbonamenti e anche se non è ben chiaro, meglio non è pubblico, ma ti metterò qui il link dove trovi questa indicazione, c'è la possibilità di sottoscrivere un piano che ti permette di pagare 6-7 euro al mese ed avere sempre il device attivo, quindi puoi inviare messaggi, puoi ricevere messaggi, puoi fare tutto come normalmente funziona il sistema Garmin InReach e paghi solo quello che utilizzi. Quindi invio un messaggio, ti costa quei 20, 30, 40, 50 centesimi, non mi ricordo, ha un costo elevato l'invio del messaggio, ma decisamente alla portata, e può essere comodo come sistema. Se l'hai dietro, devi inviare un messaggio quando sei arrivato a destinazione, far sapere che è tutto ok, invia anche se ti costa 50 centesimi il messaggio, cosa vuoi che sia, però puoi usufruire del sistema Garmin InReach, tra cui l'SOS, che è veramente una cosa eccezionale. Hai la garanzia di un sistema collaudato, funzionante, che prende ovunque, e uno strumento, questo qui, estremamente solido e con una grande durata della batteria. Tra l'altro anche puoi registrare la posizione e quindi tracciare tramite GPX il percorso e poi scaricartelo sul computer. Se però non vuoi comunque sottoscrivere, anche se un abbonamento dal costo così basso, non vuoi sottoscrivere abbonamenti, non vuoi utilizzare questo sistema perché fai solo un paio di escursioni all'anno, allora puoi utilizzare, se ce l'hai, il sistema presente dagli iPhone 14, 15 e 16, ovvero la possibilità di comunicare SOS via satellite. Infatti, se ti trovi in una zona senza copertura cellulare, qui si attiva la possibilità di inviare dei messaggi di soccorso SOS e prossimamente anche la possibilità di inviare messaggi di testo alle persone e contatti nella tua rubrica. Quindi un sistema che a malparata può aiutarti. Ovviamente, se fai tante escursioni non te lo consiglio perché la resistenza, durata, autonomia di questo
smartphone decisamente inferiore di questa, e questo da ritenere puntato il cellulare e lo smartphone verso i satelliti. Questo qui invece prende tutti i satelliti nella zona. E quindi sicurezza prima di tutto, mi raccomando, non partire per escursioni dove sai di non aver copertura cellulare oppure non sei consapevole di cosa vai incontro, perché è un attimo e puoi metterti veramente nei guai. E siamo ormai arrivati alla fine, ti faccio vedere altri accessori, strumenti che utilizzo che mi tornano veramente comodi. E parto con questo. Questo qui è un sacchetto che contiene delle coperture isotermiche. Hai presente quelle coperture che da un lato sono argento, dall'altro color oro, sembrano della carta stagnola? Ecco, quella lì. Ne vendono a pacchi su Amazon, sui vari siti di strumenti di soccorso, e sono molto importanti perché possono aiutarti personalmente o aiutare delle persone in difficoltà, e quindi ne ho sempre un paio dietro, costano veramente poco. Altro strumento che veramente ti consiglio di avere, devi averlo, quindi prendilo, trovi tutti i link qui sotto nelle note dell'episodio, è questo micro tool della Small Rig. Questo piccolo tools contiene tutta una serie di chiavi standard dei treppiedi delle fotocamere. Tu non hai idea quante volte l'ho utilizzato per dare una stretta alla piastra sulla fotocamera, che puntualmente mi rendevo conto essere lasca quando ero su un posto a fotografare, e magari se non c'hai dietro una chiavetta è un casino. Ecco, veramente comodo, salvavita. Poi ho sempre dietro anche un Victorinox, il classico coltellino tutto fare. Questo qui è uno con una lama piuttosto importante, perché magari mi può tornare comoda per tagliare qualcosa o passare dei percorsi dove trovo delle rame in mezzo, quindi anche la seghetta l'ho utilizzata. Mi è capitata delle volte di dover tagliare delle rame perché non riuscivo a passare su un percorso e dovevo far quello per forza. E poi se fai un giro e per un qualche motivo ritardi e ti trovi in condizioni di scarsa luce, serve una lampada portatile con una buona autonomia impermeabile. Io sto utilizzando questa qui, che è della GoPro, ma semplicemente perché ce l'avevo, ne fanno tantissime altre, una lunga autonomia buona. Uno potrebbe dire utilizza lo smartphone, no, non te lo consiglio, perché lo smartphone intanto consuma un sacco di batteria e poi è lo strumento che ti serve magari per comunicare in caso di imprevisti. Quindi no smartphone, utilizziamo delle lampade dedicate. L'ultimo accessorio che io utilizzo e trovo importante è questo qui, che è una semplice custodia per tenere le schede di memoria impermeabile, perché è un attimo che ti trovi sotto un acquazzone, non hai qualcosa per proteggerti, si bagna tutto, le schede di memoria devono rimanere salve. E questi sono gli accessori che ti consiglio, trovi tutti i link sempre qui sotto nelle note dell'episodio. Ed eccoci qui alla fine, spero di aver chiarito le tue curiosità, i tuoi dubbi, le tue domande, come tanti mi avevano fatto anche in privato. Se hai altre curiosità, vai qui sotto nell'area commenti, lascia la tua domanda, cercherò di rispondere a tutti quanti. Io ti ringrazio ancora di avermi seguito fino alla fine di questo video e ringrazio ovviamente i sostenitori del canale. Non c'è veramente una parola per ringraziare queste persone che mi danno una mano a continuare con questo progetto. Se anche tu vuoi darmi una mano, vuoi sostenere quello che faccio, trovi tutte le informazioni sempre qui nelle note dell'episodio. E ancora una volta, se ti piace quello che faccio, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, a te non costa nulla, per me è molto importante. Se vuoi condividere questo episodio, trovi tutti i pulsanti qui su YouTube per condividerlo su Instagram, Telegram, WhatsApp, Instagram, sui vari social network, e ovviamente metti un like al video. Grazie ancora per avermi seguito, noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao da Alessio.